Prossimo, ma non troppo immaginario. Due uomini e una donna vivono nascosti in una sorta di casa bunker, custodendo una valigia piena di libri. Essi indossano delle grosse maschere di coccodrillo per non essere riconosciuti una volta fuori dal nascondiglio. Ma hanno paura ad uscire. Perché? Da cosa si nascondono? Cosa c'è fuori? Di che tipo erano quei libri, Montague? Non ci ho fatto caso, c'era un po' di tutto. Romanzi, biografie, racconti d'avventure. Oh, la solita roba, eh? Ma perché leggono? È solo un puntiglio. Il vecchio annusò il volume. Sapete, proseguì, che i libri hanno un po' l'odore della noce moscata e di certe spezie di origine orientale. Amavano usarli da ragazzo. Signore, quanti bei libri c'erano al mondo un tempo, prima che noi vi rinunciassimo. Faber continuava a voltare le pagine. Signor Montag, voi avete davanti a voi un vigliacco. Io vedevo la piega che stavano sempre più prendendo le cose, molto tempo fa, ma non ho detto nulla. Sono uno di quegli innocenti che avrebbero potuto parlare chiaro e tondo, quando nessuno era disposto a dare retta al colpevole. Ma non ho aperto bocca, diventando così colpevole a mia volta. E quando finalmente si giunse a organizzare legalmente il rogo della carta stampata con la creazione delle milizie del fuoco, brontolai un poco e poi tacqui, perché ormai non c'era più nessuno che brontolasse o urlasse al mio fianco. Ora è troppo tardi. Fahrenheit 451 è la temperatura alla quale i libri prendono fuoco. Ed è questo il titolo del romanzo fantastico dello scrittore americano Ray Bradbury, di cui avete appena ascoltato un brano. Romanzo uscito per la prima volta sulla rivista Galaxy nel 1951 e in volume nel 1953 per la casa editrice Ballantyne di New York. Ed è anche il titolo di un famoso film che François Truffaut ha girato nel 1966 e del quale vedremo alcune immagini. Nel suo romanzo, Bradbury immagina una società totalizzante e repressiva, nella quale leggere libri è proibito. La memoria individuale è scomparsa e quel che rimane dell'immaginario collettivo viene regolato dalla televisione. Montag, che è il protagonista del romanzo di Bradbury, è un pompiere e porta una divisa color cenere. Niente di strano fin qui, solo che i pompieri del romanzo hanno una funzione un tantino diversa da quella abituale. Infatti, anziché usare l'estintore, usano il lanciafiamme e bruciano i libri, diventando così il braccio armato di un potere invisibile, impegnato a cancellare ogni traccia residua del suo nemico principale, la fantasia. L'ho trovata bizzarra forse, ma non così astratta. Ricordiamo infatti che Goebbels, personaggio per nulla immaginario, dava ordine di bruciare i libri nelle biblioteche e Stalin affollava i gulag di scrittori considerati dissidenti. Ma torniamo a Fahrenheit e vediamo come lo stesso Montag spiega il suo compito nel film di Truffaut. È vero che tanto tempo fa i pompieri servivano a spegnere gli incendi e non a bruciare i libri. Credo che suo zio abbia ragione, lei è un po' svitata. Spegnere gli incendi, chi gliel'ha raccontato? Non lo so, qualcuno, ma è vero, non è? No, che idea assurda. Le case sono sempre state incombustibili. La nostra no. Beh, allora verrà demolita un giorno o l'altro. Dovrà essere distrutta e lei dovrà traslocare in una casa incombustibile. Che peccato. Mi dica, perché lei brucia i libri? Come?
Beh, è un lavoro come gli altri. Un buon lavoro, piuttosto variato. Il lunedì bruciamo Lucrezio, il martedì Molière, il mercoledì Machiavelli, il giovedì Goldoni, il venerdì Voltaire, il sabato Sartre e la domenica Dante. E riduciamo in cenere e poi bruciamo le ceneri. E questo è il nostro motto. A lei non piacciono i libri? A lei piace la pioggia? Ma certo, l'adoro. I libri sono soltanto un mucchio di spazzatura. Non servono a niente. Allora perché c'è chi li legge, malgrado sia tanto pericoloso? Proprio perché è una cosa proibita. E perché è proibita? Perché rende infelice l'umanità. Ma lei ne è proprio convinto? Ah, certo. I libri rendono sempre la gente antisociale. Una proiezione fantastica, quindi, quella di Bradbury. Ma, come abbiamo ricordato, non così estranea al presente. Il romanzo è pensato e scritto dal suo autore nella prima metà degli anni 50, nell'epoca dunque in cui in America la televisione prende la consistenza di elettrodomestico irrinunciabile. È anche l'epoca in cui è più pesante la pressione della guerra fredda su tutta la cultura americana. Il pericolo comunista, come un fantasma, aleggia ovunque e quindi anche su film, su libri. Registi, sceneggiatori, scrittori affollano quindi quelle liste nere stilate dalla Commissione per gli Affari Anti-Americani, in cui tra l'altro per zelo si distingue un certo Richard Nixon, futuro presidente degli Stati Uniti. Insomma, è l'epoca in cui il clima di caccia alle streghe, alimentato dal senatore Joe McCarthy, tocca il suo apice. Impossibile quindi non vedere nella persecuzione dei sovversivi di Fahrenheit 451 dei riferimenti alla realtà di quel periodo, per quanto mascherati in un contesto fantasociale. Ma più in generale, quanto immaginato da Bradbury rimanda a un incubo ricorrente nella cultura occidentale contemporanea, l'incubo dell'omologazione globale, dell'appiattimento totale delle individualità su un minimo comune denominatore gestito da un potere totalitario, da un regime. Quell'incubo ha qui le immagini allucinate di Metropolis. Il regista tedesco Fritz Lang ha immaginato negli anni 20 una megalopoli del XXI secolo, governata da un dittatore che grazie al supporto della tecnologia tiene in schiavitù la popolazione, costringendola a lavorare in fabbriche automatizzate nel sottosuolo.